Preparatevi a vedere tra non molto un film su Primo Carnera. Parola di Alessandro Gassman, che è impegnato in questi giorni a Thiene, in provincia di Vicenza, a teatro con La forza dell'abitudine e il cinema. Tutto è tranne che abitudine. Chuck, si corre, si suda, si vince. Lo sport raccontato al cinema raccoglie da sempre applausi, emozioni e premi. E fra le tante discipline portate sul grande schermo, il pubblico delle sale non ha dubbi, la più amata è la box. È una vittoria per KO a giudicare dai risultati di un recente sondaggio che ha messo in fila i film con soggetto sportivo preferiti dagli spettatori. Ai primi due posti ci sono Million Dollar Baby e Rocky, due storie di pugni. Un verdetto che non sorprende chi di mestiere fa l'attore e per passione ama il pugilato. Ma io credo che intanto la box è da sempre stato uno sport praticato dai poveri, era uno sport di sacrificio. L'uomo venuto dal nulla aveva con la box veramente la possibilità di diventare qualcuno. E poi è uno sport di grande onestà, di rispetto per l'avversario, quindi chiaramente sono storie cinematograficamente molto interessanti da raccontare e molto toccanti per il pubblico. Il calcio e gli sport di squadra, almeno al cinema, perdono il confronto. Fuga per la vittoria, con la famosa rovesciata di Pelé che chiude il film, si piazza al terzo posto e precede il ghigno di Al Pacino, allenatore di una squadra di football americano, in Ogni maledetta domenica. Ma i film sul pugilato, secondo gli spettatori del cinema, hanno qualcosa in più. Colpiscono profondamente nel segno, soprattutto se raccontate come in Rocky, in maniera semplice e popolare, senza vergognarsi di essere semplici e uguali alla realtà. Il grande fascino dei pugili sta anche nella loro faccia rotta dai pugni, che sono facce assolutamente uniche. Ho avuto la fortuna di conoscere nella mia vita parecchi pugili, uno in particolare che era Vito Antuofermo, che è stato uno dei nostri campioni del mondo. È una faccia che racconta una storia straordinaria, ha poco da raccontare, ha poco da dire, basta guardarlo in faccia per capire cosa significa sopravvivere a tre incontri con Marvin Hagler, tanto per citare un altro grande campione. Sfide e sacrifici, trofei e lacrime, spesso un finale drammatico. Le vite di molti miti dello sport sembrano fatte apposta per il cinema. E fra i campioni ai quali dedicare un film, il preferito è Ayrton Senna, più di Maradona, Michael Jordan o Mike Tyson. Quanto a Gassman, finite le fatiche teatrali di questa stagione, potrà dedicarsi fra l'altro proprio ad un progetto che gli sta a cuore e che riguarda un mito tutto italiano. Io ho un amore da sempre per un grandissimo campione del passato che è stato Primo Carnera, che rimane l'unico campione dei pesi massimi che il nostro pugilato abbia espresso, e non a caso mi è capitato di scrivere un soggetto per una sceneggiatura su Primo Carnera che Renzo Martinelli, grande regista, ha preso in mano, ha risceneggiato, ha supervisionato la sceneggiatura e finalmente questo film troverà la luce. Questo film credo che parlerà, anzi sicuramente parlerà anche di questo, e sarà anche un modo di rivalutare un campione che rimane un grande mito non soltanto in Italia ma soprattutto negli Stati Uniti, dove ha conquistato il mondiale, dove si è fatto conoscere e dove ha tenuto alto il nome del nostro paese. Un contadino combattente molto, molto onesto, un bravo uomo, sinceramente. Fa più bene darli o prenderli i cazzotti nella vita, nel lavoro, nell'amore, in tutto? Fa più bene evitarli. Evitarli in tutti i sensi e cercare di non darli, insomma.
Sono io adesso il campione. Ho vinto il titolo e ho conquistato il cuore di Pina. Alla fine l'ho trovato il mio posto nel mondo. Ma non è stato facile. Per molti anni io non riuscivo a trovarlo, il mio posto. Ma forse è meglio cominciare dall'inizio. Venite da questa parte. Buongiorno, signora maestra. Buongiorno, bambini. Non so più dove metterlo, quel ragazzo. Lasciatelo qui, andate pure, grazie. Primo, vieni qui. Da oggi questo sarà il tuo banco. Va bene? Sì, signora maestra. Grazie. Ecco la tua sedia. Ora potete sedervi tutti. Oggi è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. So bene che vi sarebbe piaciuto aspettare Gesù Bambino con i vostri papà e le vostre mamme, ma purtroppo questo non è possibile. I vostri papà sono al fronte per difendere la patria. Ma io sono sicura che in questo momento, proprio in questo momento, stanno pensando a voi. Sentite, perché non diciamo una preghiera tutti insieme? Padre nostro, che sei nei cieli, ti prego, veglia sui nostri papà. Proteggili. Fa che tornino a casa dai loro bimbi, sani e sani. Oh, sì, va bene. Ho tirato al fidanzato della maestra. Via! Addosso, cinque contro uno solo, non sta bene. Via, via, scappiamo! Grazie. Come ti chiami? Giuseppina Kovacic. Kovacic, che razza di nome ha? È un nome jugoslavo, ma puoi chiamarmi Pina. Guarda, ti faccio vedere un trucco. Che bello. Ti piace? Eh sì. Lo puoi tenere se vuoi, te lo regalo. Grazie. Allora, ciao. Buongiorno. Ciao. Una pagnotta. Subito. E cerca di farla arrivare a casa. Non mangiartela per la strada. Fame, fame, fame. Per molti anni è stata quella la mia sola e unica preoccupazione. Trovare qualcosa da mangiare. E io diventavo sempre più grosso. Sempre più grosso. Signori, ora chi accetta di sfidare per 200 franchi? Il più grande, il più forte, Juan lo spagnolo?
Io accetto, messie. Lei accetta la sfida? Esatto. Venga nell'arena. E ora, combattete! Oh, ha colpito! Tirati su, vigliacco! Avanti! Vieni a combattere, vieni qui! Mi hai fatto male. Oh! Lo stesso spettacolo. Non lo trovi bizzarro? Ma che ti importa? Contento lui. Secondo me è un tipo bizzarro. L'hai guardato bene? Ehi, montagna di lardo! Oh. 5-1 non sta bene. Merda! Mi ha rotto il naso! Via, via! Andiamo via, ragazzi! Bel lavoro, primo! Gliel'abbiamo suonate a quegli idioti! Hanno avuto quello che si meritavano. Bravo! 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 Complimenti! Bravo! Sì, gigante! È proprio in gamba! È un campione! Mi scusi, sono un giornalista. Come si chiama? Primo Carnera, sono di Sequals, Friuli, Italia. Posso farle una fotografia? Sì, scatta. Ma non ti vuoi che ti dica? A questo punto forse è meglio lasciar perdere. Posso stringere la mano al gigante andaluso? Non sono mai stato in Spagna, monsieur. Questo lo avevo capito. Fouquet, guarda qui. Ma sono io! Sì! Tavés. Tu lo conosci? Permette che mi presenti. Beaujourné. Primo Carnera, italiano. Ho una scuola di pugilato qui in città. Perché non viene a farmi una visita? Oh no, non mi interessa la box. Vede, io l'ho fatta per un po' la box. Ero campione francese dei pesi massimi. Quando ho cominciato, all'ingresso della palestra c'era un cartello che diceva: la box è per quelli che hanno fame. Beh, lui la fame ce l'ha. Su questo non ci sono dubbi. Ma ora i tempi sono cambiati. È finita l'epoca in cui la box la faceva solo chi era disperato. E chi la fa adesso? Gli uomini che hanno talento. Gli uomini che hanno forza di volontà. Che vogliono dimostrare di valere qualcosa. Primo, sai che cosa penso? Dimmi. Io penso che noi siamo dei disgraziati. Tu troppo grosso, io troppo piccolo. Allora... guardo le stelle in cielo. Qualcuno deve averle create, giusto? Sì. E lui ha creato anche me. E te. Se l'ha fatto, una sua ragione deve pure averla avuta. Ma tu, con la tua altezza, la tua forza, potresti avere un'occasione. Vuoi dire che devo accettare il suo invito? Sì. Devi fare la box, primo. È il tuo destino. Ma io non voglio lasciare il circo. Devi farlo. Dio ti ha creato perché tu faccia la box. È inutile. Non ci puoi fare niente. È lui che ha deciso così. Hai capito? Avanti. Scivola. Sì, scivola. Allunga. Sì, sì, così. Allunga.
Ma che cosa stai facendo? Sembri un tacchino. Sollevo quelle gambe. Avanti, così. La gamba. Così. Tu, che cosa vuoi? Sto cercando Paul Journet. Ehi, hai deciso di venire. Bravo, figliolo. Continua. Hai fatto la cosa giusta. Vieni, siediti. È tutto molto semplice. Basta che firmi qui e avrai vitto e alloggio. Io mi occuperò della tua preparazione. In cambio mi prenderò il 35% dei tuoi guadagni. Se ce ne saranno, ovviamente. Così. Ancora. Così. Piano. Non devi forzare. Piano. Così. Posso salire? Certo che puoi salire. Ma ricorda che una volta lì riuscirai a scendere solo picchiando il tuo avversario finché non sarà al tappeto. E lui cercherà di fare lo stesso con te. Allora? Che cosa ne dici? Basta sul ring. Togliete quei guantoni. Forza! Forza, muoversi! Avanti, Jerome! Subito, capo. Su, avanti, va al sacco. Ci vogliono anni di sacrifici per diventare un campione. Se non te la senti, quella è la porta. Dio avrà avuto le sue buone ragioni per darmi queste mani. Forse. Forse così. Mettiti questo. Voltati di lato. Fai quello che faccio io. Guardami i piedi. Solleva le braccia. Ci sono tre regole nella box. Prima regola, proteggere il mento con la spalla. Tieni sotto me. Un colpo al mento e vai al tappeto. Regola numero due. Proteggere il fegato. Per farlo devi piegare il busto in avanti e coprire il fegato con gli avambracci. Così. Regola numero tre. Guardare sempre l'avversario negli occhi. L'unico modo per capire le sue intenzioni è guardarlo sempre negli occhi. Pronto? Lo vedi? Non ti copri. Il fegato. Devi proteggere il fegato. Sì, ci credo. Sembra ben piazzato. Comunque, solo un minuto. Stai tranquillo, vedrai che andrà tutto bene. È un amico. Pronto? Messieurs? Sì, sono io, chi è? Bonjourné. Paul! Paul, ma che bella sorpresa. Che succede ad Arcachon? Succede che ho appena trovato il prossimo campione dei pesi massimi. Ah, davvero? Eh sì, è alto più di 2 metri. Pesa 110 kg e ha un sinistro che può stendere un cavallo. Ah. L'uomo che voglio presentarmi, appena portato una... Messiese, è una macchina da pugni. Con voi potrebbe diventare una macchina da soldi, guardatemi. va bene, verrò, ma solo perché voglio vedere un mio vecchio allievo. Sì, allora sarò lì... Vediamo fra 2 giorni. Va bene. A presto. Dicevamo? Tu sei sempre uguale. La box ti tiene in forma, eh? Anche voi siete in gran forma. No, no, niente male. È perfetta per te. C'è anche una tua fotografia.
Allora, il tuo ragazzo dov'è ora? In palestra? Eccolo là, sta arrivando. Oh mio Dio. Non giudicatelo ora, messiese. Guardatelo sul ring. Ehi! Non chiamarlo, ora arrivo col sinistro. Bene, chiudi, capito? Sinistro, col sinistro, più rapido. Uno, due, così. Paul. Senti, il tuo uomo può fare il lottatore, può fare il sollevatore di pesi, scaricare le casse ai mercati generali, ma non può fare il pugile. È molto potente, messie. Ha solo bisogno di tempo, credetemi. È proprio quello che non ho, il tempo. Per favore, Massese, lasciatemi provare. Io non ho paura e imparo in fretta. E se solo potessi mangiare di più, diventerei molto più forte, davvero. Il suo sinistro è potente, monsieur, e impara ad una velocità impressionante. Soprattutto non ho mai trovato un pugile con tanta forza di volontà. E ne ho visti molti, credetemi. Già. No. No, 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 non fa per me. Paul. Sì. Amici come prima, vero? Buona fortuna. Allora? Che cos'è questa faccia? Che cosa credevi, eh? Che sarebbe stato tutto facile? Che un grande manager sarebbe venuto a dire: oh, ecco il futuro campione del mondo! Firma questo contratto e vieni a Parigi con me. Nella vita nessuno ti regala niente, italiano. La vita è merda, è sangue, è pugni e sconfitte. La vita è una lunga caduta con la faccia sul tappeto. Il tappeto, sì. E vorresti solo piangere e sfogarti, vero? È così? Sì, è così. È così. Perché io conosco bene l'odore del tappeto. E tu ce l'hai addosso ora. Tu puzzi da far schifo. Quindi solleva quei guantoni e combatti su questo maledetto ring. Adesso! Alza! Alza le braccia! Fa male? Eh? Fa male! Ma ricordatelo quando incontrerai Jack Shark o Max Baer. Sarà ancora peggio. Avanti! Ehi! Ehi! Solleva quelle gambe! Prego! Allora, non guarda come ti fai! Spari al fiato! Pensa a correre! Più veloce! Così. Bene, continua. Primo. Sveglia. Svegliati. Sono già le 5. Primo! Solleva le ginocchia. Avanti. Ci siamo qua. Avanti. Così. Bravo, mio ragazzo. Prima regola, proteggere il mento con la spalla. Devi colpire più forte. Sì, così, ancora. Avanti, così. Più veloce col sinistro. Bel cazzo. Più veloce, primo, così. Aspetta, lascialo a me. Va bene. Sei pronto? Il sinistro. Gancio sinistro. Faglielo assaggiare. Pronto? Messie, sì. Buongiorno. Ah, Paul. È pronto. Ve lo mando a Parigi oggi stesso. No, 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 scusa. Ricordate Primo Carnera, il ragazzo italiano? Arriverà domani mattina con il treno dell'11. Ah, oh, no. No, no, Paul. Dategli uno
un'occhiata. No, aspetta, aspetta un momento, Paul. Non... Se ancora non vi convince, messie, lo rispedite qui con il treno delle 20. Paul! Ma non vedo Messi Z, dov'è? Non lo vedi tu, come faccio a vederlo io? Sì. Guarda. Allora, italiano, come va? Bene. Da quando mangio di bistecca. La mia macchina è laggiù. Visto che roba? Mi piace? È qui che ti allenerai. Sinistro. Così. Cosa c'è? Che fate qui? Non è un gioco. Tornate tutti al lavoro, avanti. E tu spegni quella sigaretta. Per favore, Monsieur Zé, trovatemi un avversario. Fatemi combattere. C'è una cosa che devi sapere, gigante italiano. Trovarti un avversario non è un problema. Il problema è trovare quello giusto. Perché vedi, quello sbagliato può farti talmente male che la tua carriera sarà finita prima di cominciare. Guarda questa faccia. Eh? È la faccia di un uomo che ha combattuto con l'avversario sbagliato. Ho ragione, Maurice? Avete ragione, monsieur. Uh-huh. Ma io non ero primo a Carnera. Sentite, monsieur Z. Io voglio combattere. E ora ormai. Sento che ora. Mm? Voglio combattere e dimostrarvi quello che so fare. Per favore. Tu cosa pensi? Ve l'ho già detto, monsieur. Io credo che sia pronto. Si dà il caso che io domani veda Jeff Dixon. Jeff Dixon? Il nome ti dice qualcosa? È il più grande organizzatore di incontri d'Europa. Sì, forse... Te lo presenterò. Preparati. Al lavoro, avanti. Jeff Dixon! Incontrerò Jeff Dixon, Maurice! Jeff Dixon! Ciao, François. Salve, Monsieur Z. Non l'avevo vista, mi scusi. Jeff mi sta aspettando. Puoi dirgli che siamo qui? Solo un momento, per favore. Accomodatevi pure, prego. È bello qui. Mi scusi, Monsieur Dixon. Monsieur Z è qui. Z? Sì. La vedi quella foto? Sì. Fallo passare. Subito. È molto giovane. Prego, potete accomodarvi. No, no, no. Tu resta qui. Finché non ti chiamo. Entra solo quando ti chiamo. E non corteggiare Françoise. Leon! Ciao, vecchia volpe. Come stai? Prego. Accomodati. Sempre a caccia di talenti? Te ne ho portato uno che è un fenomeno qui fuori. Oh. È solo un peso mosca, ma è feroce. Voglio organizzare un incontro la prossima settimana. Un peso mosca? Sì. Leon, mi meraviglio di te. Lo sai bene. I pesi mosca non attirano nessuno. Ah. Come si chiama quest'uomo? Si chiama Carnera, non credo che tu lo conosca. Carnera? Mm-hmm. Mai sentito nominare? Beh. Senti, perché non mi porti un bel peso massimo invece? Quelli sì, che attirano le folle. Mi spiace, Jeff, ma al momento non ne ho neanche uno. Senti, dato che il mio peso mosca è qui, perché non gli dai un'occhiata? Ah, rimarrai sorpreso. Beh, se proprio ci tieni. Grazie. Primo. Primo!
mio Dio. Ma che diavolo è? Lui è il mio peso mosca, Jeff. Sa tirare di box? Altro che. Fantastico. Questo ragazzo è come due pesi massimi messi insieme. Se vuoi ce l'ho. Leon, fra 7 giorni, alla Vagramol, contro Sevillo, ci sono 1.000 franchi di premio. Sevillo no, è troppo forte, dammi qualcosa. Prendere o lasciare. Sevillo è molto conosciuto. È la mia garanzia per gli incassi. Se il tuo gigante vale quanto dici, lo batterà. Se invece ha paura, o peggio ancora, viene sconfitto, farà meglio a cambiare lavoro. Sevillo ha almeno 10 volte più esperienza di lui, Jeff. Mi spiace. O combatte contro Sevillo o non se ne fa nulla. Messieurs, fatemi combattere. Io non ho paura. Firmate il contratto. Primo! Messieurs, voglio combattere. Fatemi combattere, per favore. Ricorda, proteggi il mento. Sei più alto di lui di 15 centimetri. Tieni una distanza. Beh. Distanza. Appena puoi. Mi raccomando, portatelo di sotto. Sì, vabbè. Non facciamo le nervosi. Avanti. Accidenti, ma quanto è grosso. Sarebbe un peccato se andasse a tappare. L'italiano potrebbe essere portato direttamente al titolo mondiale in carrozza. Alla via destra, 125 kg, 2 metri e 5 centimetri, torace 128 centimetri, 22 anni, debuttante, lo sfidante, Primo Carnera! Alla via sinistra, 92 kg, 1 metro e 89, torace 103 centimetri, il 25enne campione, Leon Sevillo! Ricorda quello che ti ho detto. Non attaccare, difenditi, arriva solo in fondo. Box! In difesa! Usa la lunga, ti ho detto! Siediti. Che stai combinando? Ti ho detto di giocare sulla difensiva. Passami la spina. Vai avanti così, non preoccuparti, è tutto sotto controllo. Hai sentito? Lo posso battere. Pensaci tu. Hai sentito cosa ha detto? Vai. Cosa parlo? Quel sinistro non poteva stendere nessuno! L'hai colpito, è andato giù. Benvenuto nella box. Sarà come dite, Monsieur Sey, ma questo non è il tipo di box che voglio fare! Vieni, entra. Ho detto entra! Siediti. Chiudi la porta.
Ora ascoltami, italiano. Io sto inseguendo un sogno da 40 anni. Il campionato mondiale dei massimi. Fino ad oggi avevo dei dubbi. Ma adesso sono convinto che tu sei il campione che mi condurrà al titolo e sono disposto a fare qualunque cosa per arrivarci. Anche a pagare, monsieur. Sì, anche a pagare. Io potevo batterlo da solo, monsieur. Io voglio che arrivi integro al titolo, figlio mio. Quando ti troverai davanti al pugile più forte del mondo, dovrai essere pronto. Sì, tu sei forte, sì, sai incassare bene, ma tecnicamente non sei ancora pronto. È mio dovere proteggerti. Oh, per l'amor di Dio! Guarda Maurice. Guardalo! È finito a fare l'allenatore in un paesino per 100 franchi al mese. È questo che vuoi? È così che vuoi finire? Credimi. Credimi, figliolo. Quello che conta è che domani mattina la tua faccia sarà sulla prima pagina di tutti i più importanti giornali d'Europa. La montagna che cammina vince ancora. Questa è l'occasione della tua vita, capisci? Va bene. Il treno per Londra parte tra circa 2 ore. Se sarai su quel treno, vuol dire che facciamo tutto a modo mio. Prendere o lasciare. Parlaci tu. Primo Carnera, 120 kg di peso, 2,5 m di statura, 55 cm di piedi, un blef, portato a Parigi dai trafficanti della droga. Ci credete a questa merda? Avete sentito? E non è finita! Sentite cosa scrive. Da un paio di mesi tutt'al più al gigante friulano non rimarrà che l'alternativa del fenomeno da baraccone. O più decorosamente, l'onesta piala del Palermo. Questo è il destino di questa torre di Gorgonzola. Mister torre di Gorgonzola, avete sentito, Monsieur? Averla nel nostro albergo. Torre di Gorgonzola, torre di Gorgonzola! Stai calmo. Vi prego, Monsieur Z, trovate dove alloggia il verme che ha scritto questo articolo. Voglio stritolarlo con le mie mani. E voi, per favore, chiamatemi un tassista. Subito, Mister Carnera. Ehi, no, aspetta un momento, solo un momento. Diamo un'occhiata alla tua stanza prima, vedi se ti piace. Dai. Poi cerchiamo quel verme, ok? Andiamo, vieni. A più tardi. Un momento, un po' di pazienza, non spingete, non spingete! Si chiama Fioroni, Filiberto Fioroni. Vi prego, Monsieur Se, trovatemi quel giornalista. E quando l'avete trovato, ecco che farò di questo Fioroni. L'Italia è il mio paese. Perché di tutti i giornalisti gli italiani sono i più cattivi? No, non sono affatto cattivi. Sono critici, sono uguali ovunque. Sono sgradevoli ometti che si guadagnano da vivere parlando male di ogni cosa. Film, libri, tutto. Il fatto è che odiano quelli che hanno successo, le persone come te. Sono come gli eunuchi. Odiano le persone che godono. Gli eunuchi, i castrati. Castrati? Molto male. Altro vino, monsieur? Sì, dammelo un po'. Prego, signor Carnera, e buon appetito. Ehi, italiano. Ehi, sta attento. Scusate, monsieur, cosa dicevate? A questo punto del tuo successo ci sono solo 3 tipi di donne. 3 tipi? Sì. Primo tipo, le cacciatrici di denaro. Non importa cosa ti diranno, vogliono solo i tuoi soldi. Secondo tipo, le stupide attricette che vogliono solo notorietà e fama. Terzo tipo, le ispettrici. Scusate. Che c'è? Ispettrici? È
Esatto. Le ispettrici, le ispettrici. Quelle che vogliono controllare se il tuo affarino è grosso quanto te. C'è qualcosa che non va? Perché non mangiate? No, va tutto bene. Adesso comincio a mangiare. E diteci, monsieur, a quale dei tre tipi appartiene la signora? Oh, decisamente alle ispettrici. Così, più veloce. Al corpo adesso. Carica quei colpi. Così, di più. Più veloce. Che ti prego? Ehi, vi state allenando per il circo o per il ring? Andiamo. Scusatemi, signore. Allora. Che c'è? No, non abbiamo ordinato niente. Lo so, è stata una mia idea. È un tè per il signor Carnera. Il signor Carnera, come vede, sta lavorando. Per favore. La signora ha avuto un pensiero gentile. Non si può rifiutare un tè all'ombra. Posso avere il vostro aiuto per togliermi i guanti? Buonasera, Mr. Carnera. State aspettando qualcuno? Ispettrice? La 212, per piacere. È molto che aspettate? Non vedo l'ora. Ah, no, io sono appena arrivato. E questo? Sì, mi piace. Un posto speciale. Beh, anche voi siete speciale. Ho letto molto di voi sui giornali. Avrete sicuramente letto anche cose cattive. Ma io sono certa che siete una persona buona. Lo vedo dai vostri occhi. Non mi versate davvero? Oh, sì, certo. Scusate. Non importa. Queste mani sono sempre state il mio problema. Fin da quando ero bambino. Beh, però adesso queste mani vi consentono di guadagnare molto denaro. Emilia, io... Siete stato molto gentile a cenare con me questa sera. Domani vi dovrete battere con quell'americano. Come si chiama? Young Stribling. Già. Voi lo temete? Oh, no. Per niente. Non arriverà la quarta ripresa, credete? Sentite. Domani sera, quando salirò sul ring, guarderò nella vostra direzione e metterò la mia mano qui sul cuore. Nessuno capirà il significato di quel gesto. Tranne voi. Impressionare dalla sua morte, lavora vecchia. È qui il combattimento. Continua così. Tienilo a bada e appena puoi affonda così, capito? Il sinistro.
Fuori i secondi! Forza! Box! Lo salvano! Vai, primo! Sinistro, sinistro, primo! Ma ecco che... Mio Dio, è incredibile! Incredibile! Al tappeto! Uno. È al tappeto! Il gigante Due. Italiano è a terra! L'arbitro dice il punteggio! 4 5 6 7 8 9 Ma che succede? Oh. Carnera si sta rialzando! La montagna di mezzo l'arbitro! Bello! Bello! Un fiume in piena! Stiamo sentendo una pura esibizione di furia! Sì, signori, dobbiamo dirlo prima. Poi qualcuno dovrebbe prendere la decisione di impedire a quest'uomo di bozzare. Il gigante italiano è una tigre tra le più pericolose. In un momento di ira come quello a cui stiamo assistendo, sarebbe capace di uccidere il suo avversario, di uccidere l'arbitro, i giudici e forse il suo stesso marito. È finita, è al tappeto! Non è un incontro di lotta! 9, 10, finito! Finito! Prima! È finita! Hai vinto! Guardami! È finita, hai capito? Ehi! Passami l'acqua! Veloce! No, è impossibile! Ho detto di no! È impossibile! No! No! Il signor Carnera ora mi deve scusi, riposare. Mister Vi chieda di uscire solo per una foto! Vi raggiungo in sala stampa tra 20 minuti! Ah, va bene! Un attimo! Ehi! Mister Z. No, ehi! Offro io da bere per tutti! Solo un minuto, Mister Z. Brutto mulo testardo, ma che combini? Il padre di Stribling è furioso! Monsieur Z, l'americano mi ha colpito, io ho risposto. È il pugilato. Questo me l'avete detto voi. Sì, hai ragione, l'ho detto. Ma devi imparare a eseguire i miei ordini, non puoi fare sempre di testa tua. Ora preparati. Ci sono un sacco di giornalisti là fuori che ti aspettano. Beh, non posso. Non adesso. Come sarebbe a dire che non puoi? Ho un appuntamento. Ah, è questo che devo dire a quelli là fuori, che hai un appuntamento? Va bene, dimmi solo una cosa. È l'ispettrice? Non credo che sia un'ispettrice, Monsieur Zé. E ha un nome. Va bene, va bene, va bene. Mi occupo io della stampa. Tu esci dalla porta posteriore. È esattamente. Ricordatemi, l'avete promesso. A me l'operazione. Avete promesso di scrivermi ogni giorno. Mi incontro. Devo avere anche io. Conto. Altrimenti, che figura ci faccio con il suo Capisco, ma. Io. Emilia, io... L'avvocato, credo che sia lui, sua madre. Mio caro signor Carnera, statemi a sentire. Io desidero stare con voi stanotte. Perciò avete due alternative. O mi lasciate venire su con voi, o dormirò qui nella hall. Ah. Oh. D'accordo, non diciamo che possiamo proseguire su... Veramente un... Certo. Campione del mondo dei pesi massimi. Eh sì.
E accetto fin da ora qualsiasi scommessa. Scattate! Guardate. Cara Emilia, sono a Nuova York ormai da molti giorni. Ti ho scritto molte lettere, ma ancora non ho ricevuto una tua. Questo mi fa soffrire molto. Perché questo tuo silenzio? Monsieur Zé mi ripete spesso che la mia fidanzata deve essere la box, e solo quella. Ma ha torto. Io amo la box, ma amo anche te. E ti voglio sposare. Scrivimi. Ti prego. Monsieur Zé? Monsieur Zé? Pronto? Una chiamata per lei, Monsieur Zé. No, il Monsieur Zé non è qui. Non deve essere stato semplice. No, il Garden ha accettato la mia proposta. E va bene. Ti ho nascosto le sue lettere. Non ne avevate il diritto. L'ho fatto per il tuo bene. Non spetta a voi decidere cosa è bene per me o no. Siete il mio manager, non mio padre. Mi dispiace, primo, perché io mi sento un po' tuo padre. Questo non è vero. Per voi sono solo una macchina da pugni che sale sul ring per picchiare le persone e fare soldi. Ma avete dimenticato una cosa, Monsieur Zé. Io sono un uomo. Un uomo. Va bene. Scegli tu. Lei o il titolo? Questa è del Madison Square Garden. Hanno accettato l'incontro tra te e Jack Sharkey per il campionato del mondo. Sai che cosa significa? Significa che hai l'occasione di salire sul ring e portare via il titolo a Jack Sharkey. Tu puoi essere il primo campione del mondo dei pesi massimi italiano. Sì, Zé ha dimenticato di dirti che prima devi battere Ernie Schaff. Dobbiamo battere Schaff se vogliamo incontrare Sharkey. E non sarà un incontro facile. Schaff è considerato il peso massimo più forte della sua generazione. Non a caso lo chiamano la tigre del mare. Esatto. Ma 5 mesi fa Max Baer l'ha ridotto una polpetta. Ha incassato tanti pugni da distruggere un palazzo. Non ha più combattuto da allora. Sai perché? Perché è finito. È perfetto per il nostro gigante italiano. Scommetto 10-1 che non resisterà più di 3 riprese. Va bene, Monsieur Zé. Voglio vincere quel titolo. Queste possono aspettare. Prima, il titolo. Alla mia sinistra, Ernst Schaff, 1,87 m, 85 kg di peso. Alla mia destra, Primo Carnera, 2,05 m, 120 kg di peso, 79 incontri, di cui 73 vittorie ottenute per KO. Così, Primo. Usa la tua velocità, eh! Andiamo! Respira, respira. Cosa deve farlo? Bene. È fortissimo, Jack. Lo posso colpire quando vuoi. Sembra non sentire i colpi. È solo grande e grosso, ma non vale niente. Vai. Non farti negare! Non farti negare!
È finita. Sì, è finita. È finita, Harry. Tutto nascosto. Ora buttalo giù e andiamo a mangiare. Salta un po' a sinistra. Forza, vai, coraggio. Così. È così, è non è più prima. Sì, va bene. Oh, buongiorno, signor Carnera. Buongiorno. Come posso aiutare? Vorrei ritirare $2,000 dal mio conto. Sì, subito. Ecco, veramente... Non ci sono fondi sufficienti, signor Carnera. Come sarebbe a dire? Io ho almeno $50,000 sul mio conto. Beh, mi dispiace, non è colpa mia. Come non è colpa vostra? Mi servono $2,000. Per favore, fate il vostro lavoro. Signor Carnera, per favore, fate il vostro lavoro, per l'amor di Dio. Fate il vostro lavoro. Scusateci un momento. Vi servono adesso, subito! Non c'è rispetto per la gente che lavora qui! Voglio parlare con il direttore. Dov'è il direttore? Prego, accomodatevi. È un vero piacere conoscervi. Siete voi il direttore della banca? Sì, sono il direttore della banca commerciale. Vi prego, accomodatevi. Ho bisogno di $2,000. Vi posso offrire un caffè? Un liquore? No. Ah, signor Carnera, io comprendo. Comprendo il vostro stato d'animo, credetemi. Cose del genere accadono. E io lo so. Che non c'è cosa peggiore di pensare di avere del denaro e scoprire invece che non è così. Quel signor Zee ha fatto degli investimenti che io non esiterei a definire azzardati. E questo ha comportato... Che volete dire? $800 è quanto rimane sul vostro conto. $800? Non è... Posso farvi un prestito? No, ascoltatemi. No, niente prestito. Mi basterà quanto è rimasto. Sentite, se posso darvi un consiglio, diciamo da italiano a italiano, a voi serve un manager più avveduto. Si possono fare tanti soldi con la box, ma bisogna sapere anche come e dove investirli. Altrimenti spariscono velocemente come sono arrivati. Se voi volete, io avrei le conoscenze giuste. No,
No, grazie. Io ho chiuso con la box e non mi servono consigli. Oh, allora come non detto? Comunque, se doveste ripensarci, se doveste cambiare idea, io sono sempre qua, eh? D'accordo? D'accordo? Oh, io mi dispiace tanto, signora. E ci vediamo dopo, ciao. Ciao. Primo Carnera, lieto di conoscervi. Pina Kovacic. Volete un autografo anche voi? No, grazie, siete molto gentile. Un caffè, dopo l'inaugurazione. No, davvero, credetemi, devo proprio andare. Ora, se volete gentilmente lasciare la mia mano... Oh, scusate. Arrivederci. Ah, signorina? Sì? Come avete detto di chiamarvi? Kovacic. 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 Una foto! Di qua, per favore, signor Carnera! Bambine, date un bacio al signore! Sono un'altra, così, bellissima! Grazie. Prima ascolta. Ho fatto un lungo viaggio per venire fin qui. E sai perché? Perché penso che non sia giusto che tu molli adesso. Ti ricordi cosa disse Zay quella notte alla Wagram Hall dopo l'incontro con Sevillo? Te lo ricordi? Non voglio sentir parlare di quell'imbroglione, va bene? Va bene. Bene. Come vuoi. Dimentica Zay. Dimentica i soldi che ti ha rubato, dimentica il fatto che anche io l'ho mandato al diavolo. Dimentica tutto. Ma non dimenticare le sue parole. Io sto inseguendo un sogno da 40 anni. Il campionato mondiale dei pesi massimi. E tu sei il campione che finalmente mi porterà al titolo. Ho chiuso con il pugilato, Telin. Leggile. Migliaia di italiani che sono emigrati le hanno scritte da tutto il mondo. Italiani che sono emigrati per sopravvivere, proprio come te. Persone disperate, come te, quando ti ho conosciuto. Domani mattina sarò alla stazione di Gorizia. Il mio treno parte alle 12.
Illustrissimo signor Carnera, il mio nome è Peppino Marra e sono di Reggio Calabria. Avevo 10 anni quando sono emigrato in Australia con i miei genitori. Eravamo gli ultimi degli ultimi. Avevamo vergogna di essere italiani. Cari, siete arrivato voi. Sono di Casarsa, ma vivo in Argentina da 20 anni. Grazie di tutto quello che state facendo per la nostra amata Italia. Io leggo sempre sui giornali delle vostre grandi... Al grandissimo pugilatore Primo Carnera, che ha ridato la speranza alla comunità italiana di Toronto in Canada. Bravo, Carnera. Voi siete l'uomo... Sono orgoglioso di essere un italiano come voi. E vi chiedo di mandarmi una foto con autografo. Tutti i miei figli seguono le vostre grandi... Buongiorno. Aspetta, aspetta. Chi è? Noi ci conosciamo. Carnera. Non ricordate? Sono Carnera. Primo Carnera. Sì, mi ricordo. Sentite, io sto per partire. Posso invitarvi a prendere un caffè? Non posso, non vedete che sto lavorando? Per favore. Solo un caffè. No, sentite, il mio fidanzato non... Guardate qui. Oh mio Dio. Scusate. Aspettate! Vai pure! Aspettate, scusate! Sto aspettando una persona. Potete rimandare la partenza, per favore? Solo di pochi minuti. Ma vi va di scherzare? Io non aspetto proprio nessuno. Ve ne prego. Sono l'allenatore di Primo Carnera. Siete l'allenatore di Carnera? Sì. Perché non l'avete detto prima? Aspetterete. Sì, Gino, Gino! Che cosa c'è? Aspetta, non partire, c'è Carnera! Carnera qui! Sì! Grazie. Ma dov'è? Carnera. Io non sono nemmeno sicuro se arriverà, Carnera. Ma vi ringrazio molto. Carnera! Dov'è? Lo avete conservato tutto questo tempo. È il mio portafortuna. Voi credete nel destino? Sì, ci credo, ma... Beh, penso che certe cose accadano solo nell'inizio. Facciamo così. Nel frattempo, noi ci fidanziamo. Io vado a New York, vinco il titolo, torno e vi sposo. Oh mio Dio, e adesso? Ascoltate, il treno non parte finché Carnera non sarà salito. State tranquilli. Signorina Kovacic! Aspettate! Signorina Kovacic! Aspettate. Oh! Perché state scappando? Proprio quello che ci mancava, la mia foto sui giornali. Ora lo spiegherete voi a mio padre. Voi non conoscete il colonnello Kovacic. È un colonnello? Ex, dell'esercito jugoslavo, è in pensione ora. Beh, ci parlerò io con lui. Ho messo a tappeto persone anche più dure, sapete? No, forse è meglio di no. Sentite, siamo rimasti insieme anche troppo a lungo, devo andare. No, signorina, per favore. Signorina. Promettete che ci penserete. Lo promettete?
C'è anche un biglietto. Ha scritto l'incontro senza apostrofo. Ma come scrive quello? Buttiamo via questi fiori prima che mio padre li veda. Tuo padre li ha già visti, purtroppo. E ti avviso che ha visto anche il giornale. Con la fotografia di sua figlia insieme a Primo Carnera. Sarai contenta adesso. Hai disonorato la nostra famiglia. Per colpa tua adesso siamo sulla bocca di tutti. Perché questo doveva succedere proprio a me, il sindaco del paese? Che vergogna! Scusate. Non ci sono scuse! Domani tu chiarirai immediatamente questa storia col tuo fidanzato. Il mio fidanzato? L'avete scelto voi per me? L'avete dimenticato? E allora? È così che si usa dalle nostre parti. Perché che cos'ha che non va? È forse storpio, balbetta? Ascoltami! È un ottimo giovane. È inoltre di ottima famiglia. E non si merita tutto questo. Non è questo il punto. È che non sono stata io a sceglierlo. Io non permetterò mai un matrimonio con quel poco di buono. Mai e poi mai! Ma perché? Posso sapere che avete contro Primo Carnera? Punto primo. È un italiano. Uno straniero. Punto secondo. È un pugile, un lavoro che non dà alcun affidamento. Alcuno, capisci? Pina, io mi preoccupo soltanto per te. Che razza di futuro potrebbe mai darti quell'uomo? Rifletti. Tra qualche anno sarà finito, finito. Fidati di me. Tra qualche anno potrebbe essere mio marito e il padre dei vostri nipoti. Oh mio Dio! Che cosa? Non voglio più sentir parlare di nipoti. Basta così. Tu non devi più vedere quell'uomo, hai capito? E questo è un ordine. Andiamo. Bentornato negli Stati Uniti, Primo. E bentornato alla Bossa. Sono Luigi Soresi, ricordo, il direttore della banca commerciale. Ma puoi chiamarmi lui. Oh, sì, sì, ora mi ricordo. Hai preso una saggia decisione a tornare a combattere. Grazie. Il pugilato non può fare a meno di Carnera. E Carnera non può fare a meno di un nuovo manager abile ed esperto che lo sappia guidare. Vai, Primo! Eccomi qua. Io ti farò un'offerta che ti cambierà la vita per sempre, puoi credermi. Tu molto presto combatterai per il titolo mondiale dei pesi massimi. A giugno. A giugno? Sì. E che cosa ne dice Sharky? Beh, Sharky ha accettato. Ho il suo impegno. Ora ci serve soltanto il tuo sì. Tu vieni qui. Guarda, devi solo firmare questo contratto. Aspetta. Ferma lì in fondo. Voglio Odelin con me. Non firmo se lui non viene con me. Tu vuoi Odelin? Sì. Allora avrai Odelin. Cos'altro vuoi? Una suite all'Hotel Plaza? Nessun problema, avrai una suite all'Hotel Plaza. Per l'incontro vuoi combattere al Garden Bowl? Avrai il Garden Bowl. Qualsiasi cosa vuoi, campione. Allora che ne pensi, Maurice? Ferma. Io avrò il 35% dei tuoi profitti. Lo so. Sono le regole. Fate le vostre foto, signori, al prossimo campione del mondo dei pesi massimi, Primo Carnera! Oh, Mr. Soresi. Buonasera. Vai, vai. Da questa parte. Il vostro tavolo. Prego. Oh, grazie. Ehi, Primo. Tu adesso fai parte della famiglia. Voglio presentarti il più grande organizzatore di match di New York, Bill Duffy. È un grande onore, sai. Brother Bill. Oh. Ciao, Lou! Come stai? Posso presentarti Primo Carnera, il nostro futuro campione del mondo? Certo, come no? Con tutto quello che abbiamo investito su questo gigante. Bill Duffy. Ma tutti mi chiamano Broadway per via di tutti i locali che possiedo qui intorno. Perfino questo posto è mio. I miei complimenti, Mr. Duffy. Questo è il miglior locale che abbia visto in vita mia. Ah, grazie, Primo.
Ehi, Johnny! Queste persone sono miei ospiti. D'accordo, Mr. Broadway. C'ero anch'io al porto stamattina, quando sei arrivato. Quanta gente c'era? 10.000? 20.000? Oh mio Dio! E sai cosa volevano tutti? Sognare, vogliono sognare, primo. E noi li faremo sognare, vero? Ve lo prometto, Mr. Duffy. Bene. Ehi, ragazzi, ragazzi, fermate la musica, per favore. No, no, tu non te ne andare, resta qui. Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi l'uomo che manderà al tappeto Jack Sharkey e vincerà il titolo di campione del mondo dei pesi massimi. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Primo Carnera, il gigante italiano. Vieni, Primo. Vai, va, 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 Primo. Vieni. Siediti qui, caro. Ehi, Primo, metti le mani sotto il suo sedere. Andiamo, forza! Su! Ecco, così. E ora solleva la campione! Niente male come allenamento. Sollevata! Questo è quello che succederà a Kirsaki quando avrà la sfortuna di scontrarsi con il gigante italiano! Primo, mettilo giù ora! Combattere contro Carnera significa prendere le stesse precauzioni che si usano nel maneggiare la dinamite. Se la sai maneggiare, allora va bene. E Jack Sharkey sa molto bene come deve maneggiare la dinamite. Carnera non diventerà mai un vero campione, perché è un virtuoso della nobile arte. Dovrebbe essere una combinazione armoniosa di agilità, potenza, prima o poi quella gazzetta gliela faccio mangiare. È un'ottima idea. Purtroppo il signor Carnera non ha nessuna... nemmeno una di queste qualità. In 20 anni ho visto tutti i migliori pesi massimi del mondo. Nessuno è paragonabile al Carnera di oggi. E se giovedì non sarà campione, vorrà dire che ho fatto il mio tempo e che sto invecchiando. E che cosa ci dice Mr. Duffy dei suoi rapporti con il crimine organizzato? Oni Madden e Big French Demange sono suoi amici, non è vero? Di che cazzo stai parlando? Di che cazzo sta parlando? Questo non doveva venire, bastardo, figlio di puttana! Ringrazio! Smettetela! Visto? Bill Duffy non è poi così cattivo come dicono. Sono solo un sacco di balle. La gente ne dice tante su di me. Andiamo, campione. Andiamo a prenderci quel titolo. Ci vediamo al Garden Bowl. Non mancate. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi il campione del mondo dei pesi massimi, il marinaio di Boston, Jack Sharkey! Sinistro! Carnera lavora l'avversario e... Sharkey si ricopre!
Sheriff, respira. Dammi. Tutto bene? Troppo forte. Lo so, tienilo a distanza. Dai. Che ne pensi? Piace? Come ti senti? L'emozione è altissima qui al Garden Bowl. Stai andando benissimo. Tieni la guardia. Hai sentito, mamma? Avete sentito? È tutto a capo. Andando benissimo. Bravo, campione. Merda, hai gelato! Caccia, ti va bene, ora respira. Stai addosso, Bino, continua così. Oh, muoviti di qui, capito? Sì, sì, devi anticiparti. Manda la porta. Fuori secondi. Ho fatto una domanda 4 mesi fa in un bar a Gorizia. Beh, te la ripeto ora. Pina, vuoi sposarmi?
Mombasa! All'indomani del trionfo mondiale di Primo Carnera, nella splendida cornice di Piazza Venezia, il fascismo ha identificato in lui, nei suoi pugni di maciste, nella sua forza e nella sua spropositata taglia atletica, il rappresentante in grande formato della nuova razza italiana. Una razza che tra qualche giorno, nella natia Sequals, troverà nuova linfa. È a Sequals, infatti, che Primo Carnera, il gigante italiano, porterà all'altare la signorina Giuseppina Cavazzi. Quella di italianizzare il cognome di mia moglie, da Kovacic a Cavazzi, fu un'idea del podestà. Mio suocero era furibondo. Guardate qui, da questa parte. Il diavolo di un Carnera. Discorso! Non solo mi ha rubato la figlia. Discorso! Ma le ha fatto anche cambiare il nostro nome jugoslavo con un italiano, Cavazzi. Auguri, figliato! Discorso! Discorso! Dai, non farti pregare! Discorso! Io sono un pugile, sono abituato a lottare. E ho dovuto lottare molto per conquistare questa donna. E ora, davanti a tutti voi, voglio fare una promessa. Io l'ho sposata oggi e per il resto della mia vita. Ti amo, Pina. Viva gli sposi! Non vi muovete! Bene, sorridete. Ti amo, Pina. Ti amo anch'io, Pina. Mua, mua. Mi sei mancato. Ti sono mancato? Sì, sì? Primo. Pina, non te l'ha insegnato nessuno che la civetta porta male? Certo, tu vieni dalla Jugoslavia, questo non lo puoi sapere. Oh mio Dio. Signore, mi aiuta. Devo allenarmi. Hai sposato un pugile professionista, non un impiegato delle poste. I tuoi genitori devono stare qui con noi per forza? Perché? Che problema c'è? C'è che loro mi trattano come un estraneo. Sono i miei genitori e sono fatti così. Non mi avevi mai detto che sarebbero venuti a stare con noi? Hanno faticato tutta la vita. Loro hanno fatto tanto per me. E ora che posso, io voglio ripagarli e farli vivere meglio.
E ho costruito la villa grande apposta per... Io ho lasciato tutto per te, primo. La mia casa, la mia famiglia, il mio nome. E adesso? Adesso mi trovo qui da sola. Sì, da sola. E tu non riesci a capire, tu non fai niente per capire. Che cosa c'è da capire? Che cosa c'è da capire? Ti sei pentita? Ti ho fatto una domanda. Ti ho fatto una domanda! Lasciami allenare, maledizione! Vai via di qui! Ho bisogno di concentrazione! Questo è il mio lavoro! Lo capisci? Il mio lavoro! Ti potrei aiutare? Voglio dire, a leggere, a scrivere. Vuoi farmi da maestra? Sono un po' cresciuto per questo, non credi? Fa come vuoi. Resta così. Resta così come? Eh? Come uno scimmione? Come un fenomeno da baraccone? Vuoi dire che sono un fenomeno da baraccone? Non intendevo questo. Sai che non lo penso, non l'ho mai pensato. Sì, è vero. Non ho studiato. E so a malapena leggere e scrivere. E sai perché? Per studiare la pancia deve essere piena. E io avevo fame. Hai mai provato la fame? Hai mai provato a dormire su una branda con le budella che ti si contorcono? Perché non c'è niente dentro? No, non l'hai provato. Ma ora ce li hai i soldi, prima. Non capisci che te lo sto chiedendo per il tuo bene? Forse le cose andrebbero meglio tra di noi, se solo tu... No, grazie. Devo essere svelto con i pugni, non con i libri. L'incontro per il titolo si avvicina e tutti saranno lì intorno al ring per vedermi andare al tappeto. Ma io non posso permettermi di andare al tappeto. Questo lo capisci? Perché io l'odore del tappeto ce l'ho avuto addosso per troppi anni! Io ne ho presi tanti di pugni nella vita, Pina. Tanti! Ma rifarei tutto da capo. Perché tutti i pugni che ho preso finora e tutti i pugni che prenderò serviranno per dare ai miei figli la possibilità di studiare. Non devono fare la mia vita, Pina. Non devono farla. Sono stanca. Non mi aspettavo tutto questo. Tu hai pugilato, io non ho niente. No, tu hai me. Io parto domani mattina. Proviamo a stare un po' lontani. No. Solo un po', per favore. No, no, no. Per favore. No, no, Pina. Primo. 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 Non ti avvicinare. Ho detto non ti avvicinare. Mettilo giù, ti prego. Maledizione, fermati! Va bene, va bene. Mi fermo. Resto qui.
campione del mondo. Il gigante italiano. Beh, avanti allora. Premi quel grilletto. È la soluzione più comoda, non è vero? Tu pensi sempre di essere su un ring, primo. Ma la vita non è un ring. La vita è comprendere la persona che ti sta accanto. È imparare insieme. È far nascere una nuova vita. Costruire una famiglia. Se te ne vai prima, ci lascerai soli. Tutti e due. Kg di peso. Merda! Scusami tanto, primo. Li prendo per ricordo, visto che stasera morirai sotto i miei pugni. Però hai visto quel lampo, primo? Era il lampo del mio pugno, la mia folgore. Sarò io il campione stasera. Ora basta, Max! Signori, per favore. Signori, signori. Vi ricordo che manovre e colpi irregolari sotto la cintura non saranno tollerati questa sera durante l'incontro. Sono stato chiaro? Incredibile. Chiunque infrange una regola internazionale sarà squalificato dallo Stato di New York a vita. Sono stato chiaro? Conosco primo? Le regole, sono il campione. Fanatico buffone. Max? Sì, sì, sei il campione. Per adesso. Ora basta. Mi raccomando, non cadere nelle provocazioni di quello sbruffone. Va bene. Qualunque cosa ti dica, tu non reagire. Capito. E attenta a sua destra. L'hai visto nel filmato. Tende a colpire con il destro. Sono decine di migliaia, signore e signori. Decine di migliaia di tifosi italiani che incitano a gran voce la montagna che cammina. È uno spettacolo emozionante. Salve. Sì, è davvero una grande serata questa al Garden Bowl Arena. Tutti gli italiani di New York hanno riempito gli spalti. È più forte. Arthur Donovan che chiama gli avversari al centro del ring. Max! Ecco Baer che avanza, lo colpisce, lo colpisce di nuovo, è una furia scatenata. Primo, Carnera sembra incapace di resistere ai colpi del suo avversario. Si affonza le corde che gli impediscono di cascare fuori dal ring. L'arbitro Donovan deve intervenire per impedire a Baer di picchiare il gigante mentre è a terra. Fermo, allontanati. Ho detto fermo. Arbitro, intervieni. Che figa, eh? Primo, è incredibile, è incredibile. Nel corso di questo round Max Baer ha colpito più volte Carnera senza che l'arbitro Donovan intervenisse a fermarlo. Vieni, Pim, vieni. Stia zitto e vada all'angolo. Dargli respiro. Se non mi fai farlo ragionare. Capito. No, ascolta. Primo, stai andando bene, primo. Manda la tappeta, lo struccio. Tu sai come fa. Lo so, lo so. Fuori secondi. Ed ecco che inizia il secondo round.
Dai, scimmione! Sei grosso come un albero, colpisci, dai! Dai! E va a terra! Ma vanno a terra insieme! Alzatevi! Sono entrambi di nuovo in piedi! Max Fire colpisce di destra, sinistro! E Primo va di nuovo giù per la seconda lotta! Spagna, mette a terra! Alzatevi! Più fa male, Primo! Più fa male! Alzati! Alzati! Max, riprendete! Su con la guardia! Rec! Rec! No, no! Non lo fare! Non lo fare! Vai, ehi, ehi, vai calma! Vai all'angolo! Lo porti all'angolo! All'angolo, ho detto! All'angolo! Molto bene, bravo! La mia caviglia! Mi fa male la caviglia! Tieni. Oh mio Dio, cosa? Che detto? Oh mio Dio, finiscilo! Si è giocato la caviglia. Aspetta, ti allenti l'acci. Ed ecco che inizia il quarto round. Carnera zoppica vistosamente. Max Meyer lo sta deridendo. Ecco cosa fa, lo sta deridendo. Gli balla intorno. Carnera sembra incapace di colpirlo. Ma ecco che l'ha colpito. Meyer accusa il colpo. Si piega sulle gambe, si appoggia le corde. Il pubblico italiano è in delirio. Agli angoli. Sì, così mi piace. Che ne dici, eh? Forza! Carnera è a terra per la settima Resta volta! Giù. Sono più forte di te! Resta giù! Si rialza! Si rialza! È incredibile! Mai nella storia della box abbiamo visto tanto coraggio in un pugile! Stop! Stop! All'angolo! Vai all'angolo! Io incontro il piede! Sono più forte, Primo! Maledizione! Non mi metterai al tappeto! Ci sei già! Non mi metterai al tappeto! Fatti contare! Max! Dai, dai! Era basta! Colpisce Carnera al volto, al volto! Il gigante italiano barcolla! Nuovo destro di Bayer, violentissimo! Solo la forza di volontà mantiene... L'italiano ancora in piedi! Dove gli angoli? Sono ancora in piedi! Decimo round. Bayer colpisce l'avversario che testardamente rimane in piedi e lo provoca allargando le braccia, ma Bayer... Carnera a terra! Break, break. Vai all'angolo neutro! Vai all'angolo, Primo. Ti ho detto! All'angolo! All'angolo Restasi neutro! Fatti contare, testone! Allora, scompiere, sono ancora il campione, Morris. Non te lo dimenticare. Sono ancora il campione. Fermi! Vai all'angolo, Primo. Vai all'angolo. Primo. Primo. Avanti. Primo. Vai all'angolo. Primo, di qua. Lo porti all'angolo. Da questa parte. Vai all'angolo. Non va giù, capo. Devo averlo colpito più di 100 volte. Non va giù. Tieni, dagli i sali. I sali. Passami i sali. Non li voglio, sali. Respira. Primo, tu non meriti questo massacro. Tu non devi dimostrare niente a nessuno. Hai capito? Io devo finire in piedi. Max! Ed ecco che ha inizio l'undicesima ripresa. Mio Dio, violentissimo destro di Bayer ha spedito l'italiano al tappeto. Vai all'angolo! Per 10 volte Carnera è andato al tappeto e ogni volta si è testardamente rialzato. Incredibile! Ma ecco che... No, non è possibile! Si rialza! Si rialza! Il pubblico protesta! Unanime! Ormai ha capito che è inutile continuare il massacro! Ecco, Bass! Intervieni, cazzo! Ha colpito sotto la cintura! Hai visto? Sotto la cintura! Ho visto! Ha colpito sotto la cintura! Alla schiena! Max Meyer lo ha appena colpito dietro la testa! Può vincere così? Max! Cinque! Sei! Sette! Primo.
getto la spugna. Atto! Se getti quella spugna, t'ammazzo! No, no, fermo, avanti! Stai indietro! No, no! Giusto bene! Fine, sono viva! Giusto! Finito, sono comando! Sì, fine! Sì! Max Baer è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi per KO tecnico all'undicesimo round. Basta. È meglio così. Credi. Sì! Mister Baer! È il nuovo campione del mondo! Mister Baer! Avevo detto che ce l'avrebbe fatta, Mister Baer! Primo campione! È meglio così. Guardi qui, guardi qui! Questa parte! La forza è coraggioso, è l'uomo più coraggioso contro cui abbia mai combattuto. Dovete scriverlo questo. E scrivete anche. Aspetta, una gran brava persona. Primo Carnera è un grande, ma io ho vinto! Ho vinto! Sono il nuovo campione del mondo! Sono il nuovo campione del mondo! Primo. Non sembri felice di vedermi. Sono felice di vederti, Max. È solo che... Ti ho fatto male, lo so. È la box. Già. È la box. Mi spiace. Beh, lo sai bene anche tu, Primo. I pugni nascono dai piedi. E tu avevi un piede solo. Sì. Beh. Capita. Se vuoi, a settembre ci vediamo per la rivincita. Promesso. Oh. Non ci sarà una rivincita. Ti ringrazio. Ma vedi, voglio andare a casa. Voglio tornare in Italia. Voglio che mio figlio nasca in Italia. A Sequas, dove sono nato io. Va bene, Primo. Ti aspetterò. Buongiorno. Buongiorno, Mr. Carnera. Voglio ritirare $5,000 dal mio conto. Solo un secondo.
Mi dispiace, Mr. Carnera, ma... Beh, il suo conto è praticamente ridotto a zero. Cosa? Cosa? Figlio di puttana! Primo, no! Io mi fidavo di te! Sono stato in banca, figlio di puttana! Come hai potuto? Io mi fidavo di te. Ma io... Io ti mando in galera, Lu. Primo, sono disperato. Ti restituirò fino all'ultimo centesimo. Firmerò tutti i documenti che vuoi. Lu, dimmi la verità. È stato Duffy? È stato lui a fartelo fare? Duffy è un uomo pericoloso. Ma io non sono così cattivo, Primo. Smetti di piangere. Smetti di piangere! Smetti di piangere, per l'amor di Dio. Lo sapeva Odelin. Lui era d'accordo. Odelin, non sanno. Senti, ti restituirò tutto. Puoi fidarti di me, figliolo. Fidarmi? Come posso fidarmi di te? Mi sono fidato anche troppo. Ti prego, non hai fatto altro che prendermi in giro. Primo, per l'amor di Dio. Ci ha pregato, ha preso ogni cosa. Tutte le mie azioni, dove sono? Intestate a una società che è fallita, Primo. C'è la depressione. Credevo fossi mio amico. Ti volevo bene come un... padre! Primo Carnera? Sì. Primo Carnera? Ehi, dove è Primo Carnera? C'è Primo Carnera! Lui è Primo Carnera, venite! È viva Primo Carnera! Primo Carnera! È viva Primo Carnera! Lei soffre il male, sarà un viaggio tranquillo. Ma che succede? A quanto pare, Primo Carnera è giù, in terza classe. Primo Carnera? Sì. In terza classe? Sì. Siete sicuri? Sì, signore. Ehi, ehi, ehi! Seduti, seduti! Seduti! Ma che male! Seduti! Signor Carnera. Sì. Vi chiedo scusa, ma io non lo sapevo. Sono mortificato, credetemi. Voi e la vostra famiglia siete miei ospiti, vi prego, venite. Ah, grazie, ma abbiamo un biglietto di terza classe. Non abbiamo denaro. Signor Carnera, vedete? Io sono italiano, come voi. Voi siete un mito per tutti gli italiani. E un mito non può stare in terza classe, signore. Per favore. Grazie. Vi prego, signore. Grazie. Thank you.
pugni si danno, i pugni si prendono. Questa è la box. Questa è la vita. E io nella mia vita ne ho presi tanti di pugni. Veramente tanti. Ma lo rifarei, perché tutti i pugni che ho preso sono serviti a far studiare i miei figli.